Il dovere dei ricercatori è fare ricerca, pensare di avere un impatto sul mondo e a volte provare a migliorarlo. Nelle scienze sociali possiamo avere un metodo che è basato sulla comparazione, sui dati, sulla ricerca. Nel libro ho cercato di applicare questo metodo andando a pensare a quello che è il nostro capitale umano, la parte demografica e la parte connessa all'istruzione. E su questo possiamo andare a guardare i modelli di altri paesi che sono più fondati sull'inclusione. L'Italia ne ha bisogno, perché? Perché ha una demografia deficitaria, direi in Sardegna in modo particolare, e questa demografia deficitaria, intendo pochi bambini e pochi giovani, è coniugata con esiti qualitativi che sono ancora deficitari perché siamo alti nella classifica dei NEET, abbiamo pochi laureati. Quindi su questo la diagnosi di partenza è: abbiamo un problema. Come possiamo fare a risolvere questo problema? E qual è il contributo dei ricercatori su questo tema? Anche qua, per essere scienziati sociali, tiriamo fuori la scienza che c'è in noi, andiamo a studiare situazioni di altri paesi. Ci sono altri paesi che riescono ad aggiungere esiti più inclusivi nella scuola, con orari più elevati, con vacanze più brevi, con una selezione che viene fatta tardivamente. Dobbiamo portare più ragazze e ragazzi possibile a 18 anni con un livello elevato di esiti. Questo lo possiamo fare andando a studiare gli esempi degli altri paesi. Dobbiamo pensare di più ai giovani, alle università, pensiamo al tema delle residenze, i giovani italiani come gli altri hanno bisogno di autonomia e non ci abbiamo pensato per molto tempo. Abbiamo bisogno di pensare all'integrazione delle seconde generazioni e a un'immigrazione programmata. Insomma, sono tutti temi che possiamo affrontare con la lente delle scienze sociali e possiamo dare il nostro contributo. È un po' questo il tema che ho voluto affrontare.